Ciao! Ahimè, continuerò a parlare delle donne. Non male, non bene. Continuerò a parlare e poi lascio a voi le ovvie, ahimè, deduzioni. Allora, noi donne siamo dei pozzi senza fondo. Non in quel senso. È molto difficile capire una donna, tant'è che io ancora faccio fatica a capirmi. Quando le persone mi riportano le cose che ho detto il giorno prima, anch'io dico: ma ho detto veramente sta cazzata? Io sono un po' anomala, nel senso che sono peggio di tutte le altre, perché capire me è una battaglia persa, ragazzi, veramente. Cosa possiamo dire delle donne? Basta, basta parlare delle donne in funzione degli uomini. È vero che gran parte del nostro mondo purtroppo è l'uomo. Anche fra donne, ragazzi, ce ne sono da raccontare. Io vorrei parlare di un argomento abbastanza importante a livello proprio sociale. Cioè, è una cosa che io mi... Ragazzi, la ceretta, parliamone. Una donna... Voi non avete idea di quanto soffre a togliersi tutti quei peli. E vi assicuro che purtroppo non lo fa per se stessa. La ceretta, cioè, ragazzi, a me piace accarezzarmi la mia bella pelurietta, fare tipo Puarono che sta lì e fai. Sono cose belle, no? Come mamma ci ha fatte. Ci poteva fare un po' meglio, però anche lei è una donna e quindi, ahimè, il circolo vedete che torna, no? La ceretta. Allora, noi ci strappiamo i peli da sotto le ascelle, dalle gambe, dai baffi, perché anche quelle bionde, ragazzi, se le levano, non è vero che loro sono chiare e quindi noi peli non gli si vedono, se le tolgono anche loro. Sopracciglia, anche delle temerarie che se li levano dalla pancia, intorno all'ombelico, e poi quella che io vado a chiamare la tortura. Peggio della sedia elettrica, la ceretta inguinale. Allora, calcolate una cosa, che quando voi vi stendete sul lettino dell'estetista è peggio che andare dal ginecologo. Quella vi prende, vi mette una gamba qua sopra, sembrate un capretto scuoiato e vi strappa i peli dal buco, capito? Perché i peli crescono anche lì. Avete idea di che cosa possa voler dire farsi strappare i peli in quella zona? Noi dobbiamo sempre essere impeccabili. Noi dobbiamo truccarci, dobbiamo acconciarci. Ragazzi, i capelli così, naturalmente, non ci stanno. Questa acconciatura finta arrabattata, ci ho messo un'ora e mezza. Perché i capelli di una donna sono, se sei liscia, sono elettrici. Se sei riccia, stanno così. E se sono crespi, stai così. Quindi noi dobbiamo acconciarci i capelli, truccarci perché ti levi i difetti, le cose, i punti neri, le occhiaie, ti ingrandisci gli occhi e ti metti il rossetto, tacchi, minigonne. Tutto questo non solo per un uomo, ma per fare invidia alle altre donne. Perché in realtà sotto sotto una donna si fa bella per far rosicare quell'altra. Mi trovo molto più in imbarazzo a stare in tuta davanti a una donna che davanti a un uomo. Perché l'uomo, nel momento in cui vede una donna, non capisce più un cazzo. Gnocca, 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 gnocca. Gli scatta la lampadina gnocca, gnocca e lui non capisce più niente. Una donna no! Una donna si ferma. E quando la donna si ferma e ti guarda, non c'è limite alla tragedia! Perché la donna si accorge se tu quel giorno non ti sei acconciata, non ti sei truccata e soprattutto sa perché ti sei messa il maglione largo. Perché hai il ciclo e quindi hai la pancia gonfia. La donna sa perché metti le calze nere coprenti. Non ti sei fatta la ceretta e quindi da quelle trasparenti si vedrebbero i peli. La donna sa perché ti sei truccata pesante. Perché la notte hai dormito poco e avevi le occhiaie. Voi capite perché noi donne siamo così tanto stressate? Ragazzi, non vi illudete, perché tanto voi a noi ci pigliate comunque. Basta che ve la diamo. Il problema sono le donne, perché loro ci giudicano. Ci guardano, ci scrutano. Cioè, vi rendete conto di che cosa possa voler dire una cosa del genere? Gnocca, 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 gnocca.